Noi vogliamo essere, come dire, capaci e consapevoli di ciò che andiamo a votare. È un nostro diritto di essere più edotti su quello che verrà portato in votazione. È il gruppo del centro-sinistra della provincia di Arezzo a chiedere più tempo. L'argomento al centro della querela è l'approvazione del bilancio consuntivo. Secondo le opposizioni, 60 minuti, quelli messi a disposizione dei consiglieri per spiegare le pratiche dal segretario generale dell'ente prima del consiglio provinciale, non sarebbero infatti stati sufficienti. Siamo qui a fare i primi passi per avere la possibilità di essere più edotti sui punti che andiamo ad affrontare quando siamo in consiglio provinciale. Ovviamente la Presidente si era detta disponibile a suo tempo di aprire un po' in questo senso, però poi tutto era rimasto lì e noi abbiamo chiesto anche questa mattina a gran voce che invece bisogna fare delle riunioni prima degli incontri, prima del Consiglio. Voteremo contro per partito preso, ma sicuramente per situazioni che è un bilancio consuntivo di una legislatura in cui ovviamente noi non c'eravamo, quindi sono state fatte delle scelte di cui noi non siamo stati messi a conoscenza. Noi a questo punto dobbiamo solo prendere atto di queste scelte. Non si è fatta attendere la replica del presidente della provincia. So a che cosa si riferiscono, loro hanno ricevuto la documentazione del resoconto nei tempi previsti dal regolamento, quindi come succede sempre, noi a differenza della passata amministrazione di centrosinistra abbiamo anche indetto una preconsiliare che non è dovuta perché purtroppo la legge del Rio che il loro partito ha voluto ha tolto ogni tipo di consultazione democratica in questo ente al di là del consiglio provinciale, quindi se da parte nostra dare dei servizi in più che loro non hanno mai dato, per loro non sono sufficienti, si studiano da soli i documenti come fanno tutti i consiglieri, quindi il problema è loro, non capisco di che cosa stiano parlando, però diciamo che il voto contrario non mi stupisce perché quando non si fa politica vera ma si fa politica di parte molto spesso si vota no senza sapere nemmeno cosa si vota.